Lo so che tu sei curioso, ma che vuoi? Tu lasciala stare a tua mamma. Allora, ragazzi, abbiamo aperto questa... Questo non si tocca, babbo. Tu stai zitta. Ta-da! Bella, questo omaggio floreale. Allora, vi volevo far vedere, questa qua è una bellissima pianta di ananas. Allora, per annaffiare l'ananas potete usare uno spruzzino d'acqua tipo questo. Le piante d'ananas diventano veramente molto grandi, anche il fiore fino ad arrivare poi al punto di diventare un ananas. Allora, ho aperto in particolare questa puntata perché noi praticamente abitiamo dove sta il fiume, ma là. Quindi il problema nostro principale sono praticamente le mosche. Allora, queste qua sono delle piante carnivore. Allora, come vedete, già il primo insetto, questo nero, non so se riesce, aspettate, vediamo un po' se riesce, ecco qua, già ha beccato il primo insettino. Allora, queste qui sono delle piante carnivore. Le piante carnivore non sono difficili da mettere in casa e sono utilissime proprio per le mosche e le zanzare. La più aggressiva di tutte di piante è questa qua, vedete, porta anche l'etichetta zzz, che sta a significare che è per le mosche e le zanzare, vedete? Allora, praticamente le mosche e le zanzare vanno a terminare sui steli qui, che sono spinosi, e la pianta logicamente si nutre dei suoi sali minerali, dei principi dei sali minerali dei vari insetti. E la stessa cosa fa anche questa qua, praticamente attira la mosca al suo interno, la fa scendere praticamente, e quindi la mosca rimane intrappolata in un sistema tipo come questa pianta. Però questa qua è molto più aggressiva rispetto a quest'altra. Però questa qua io l'avevo che era piccola. Ora l'ho rimasta sempre nello stesso vaso ed è resistita praticamente tutto l'inverno. L'abbiamo messo nella stanza nostra, dove la temperatura si aggirava sempre intorno ai 25 gradi, perché il riscaldamento. Allora, la pianta quando l'ho presa era così, proprio aveva piccoli steli, poi sono cresciuti totalmente, adesso ne stanno nascendo degli altri. Io rimango sempre il cartellino. Questa qua invece l'ho comprata oggi perché purtroppo mi è morta. Allora, per tenerle più tempo possibile, quindi per tenerle, per farle crescere, perché queste sono piante che arrivano a dimensioni che sono esagerate, logicamente dovete cambiare sempre i vasi. E per farle resistere è molto semplice. Queste piante hanno bisogno continuatamente di acqua, ma non diretta. Voi in questo caso non dovete né annaffiare la pianta da qui, quindi dal vaso, e né sopra con uno spruzzino. Semplicemente dovete munirvi di un piattino sotto in cui voi andrete a mettere l'acqua, vedete, porta il segnetto, che è rimasto il segnetto, guardate, l'acqua, perché adesso me la sto cambiando, la dovete mettere l'acqua sempre così, sempre allo stesso livello, sempre. Quindi aggiungete un poco d'acqua quando vedete che manca. E la pianta vedete che resiste, senza mettere nessun tipo di prodotto. Allora, queste piante vi garantisco al 100%, già solo due di queste piante, riescono ad eliminare tutte le mosche della casa. Perché loro comunque hanno un odore che poi noi, logicamente, esseri umani, non sentiamo, ma attira tutti i tipi di insetti, le zecche, le pulci, le formiche, le zanzare, le mosche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi utilizzatele queste piante, non sono difficili, non sono assolutamente difficili, sono utili senza utilizzare tutti quegli spray che poi sono praticamente un
mortorio per l'ambiente e per i polmoni, oltre che già tutte le sigarette e lo smog che noi abbiamo. Voglio farvi vedere quanto sei bello. Allora, e poi abbiamo preso anche un po' di piante portafortuna. Oggi, l'abbiamo prese oggi, siamo andati al mercato. Le piante di portafortuna, che sono piante di quadrifoglio. Queste qua arrivano a dimensioni esagerate. Io già ce l'ho, però ancora devono uscire, perché una volta che voi le comprate e le rimpiantate in un vaso più grande, nel periodo invernale muoiono, ma ricrescono nel periodo primaverile. Però quest'anno c'è stato un bel po' di problemi con la temperatura qua. Comunque ancora devono uscire, ne ho comprate tre. Queste sono delle belle piante, che sono piante portafortuna, che vorrei dedicare a tutti quanti coloro che in questo momento stanno guardando. Vediamo. Voilà. Queste diventano belle grandi e domani le rinvasiamo. Voilà. Aspettate. Non voglio staccare, perché voglio fare un'unica trasmissione. Voilà. Voilà. Allora, queste logicamente tendono ad allargarsi, tendono ad aprirsi, i quadrifogli tendono poi a diventare pieni. Tendono a chiudersi praticamente di giorno e si aprono nel pomeriggio. Mi raccomando, non vogliono un'esposizione al sole diretta, non la gradiscono, e quindi una miombra. E anche queste qua assolutamente non dovete metterle al sole, queste gradiscono questa luce, la luminosità così. Ok, ciao ciao a tutti, buona domenica e in bocca al lupo.